Salve, bentornati o benvenuti se siete nuovi. Io sono Salvo e oggi presentiamo Sonoff. Sonoff ci ha spedito questo sensore di umidità che ora noi andiamo a fare l'unboxing e lo testiamo con un Sonoff TH16 che già avete visto anche il video, andate a cercare sui miei video che potrebbe servire a qualcuno di voi. E andiamo a vedere ora cosa si può fare con questo dispositivo. Io vi consiglio, per chi ha dei terreni, vuole annaffiare delle piante, non ci siete a casa, di acquistarlo perché funziona veramente bene. Ora andiamo a fare l'unboxing di questo prodotto. Bene, a questo punto vi chiedo di iscrivervi qua sotto, iscrivetevi al mio canale Telegram, Telegram Discussioni, attivate tutte le campanelle che trovate qua sotto. E sono su Facebook e su Instagram, se vi volete iscrivere anche là mi potrebbe fare solamente piacere. E c'ho un nuovo canale YouTube, come si fa a due. Magari vi iscrivete, ogni tanto metto qualche cosa. E niente ragazzi, e ora sigla. Ok, un unboxing di questo meraviglioso Sonoff. Questo sensore di umidità, secondo me, farà strada per chi ha anche delle impostazioni tipo Home Assistant, quindi chi utilizza Home Assistant e lo vuole incrementare su Home Assistant, secondo me è ottimo. Io anche questo qui lo inserirò nel mio sistema di Home Assistant. Scusate, non vi faccio video su Home Assistant perché ce ne sono a migliaia. Magari se volete fatto qualche video su Home Assistant, scrivete qua sotto, voglio qualche video di Home Assistant, magari su qualche cosa in particolare. Però ho visto che ci sono tanti video e quindi non mi sono mai, ho provato a farlo, ma poi ce n'erano a migliaia. Comunque, andiamo a vedere cosa troviamo qua dentro. Allora, niente, intanto c'è scritto Sonoff MS01 Soil Moisture Sensor, e dietro niente, c'è solamente le specifiche, space of the stick, manufattura, niente. Vabbè, andiamo ad aprire. Ha questa forma. Allora, all'interno c'è solamente un manualetto che è anche scritto in italiano, dove vi dice quello che dovete fare, e poi c'è questa spada. Io la chiamo una spada perché sembra una spada, quella là dei cartoni animati tipo manga. E niente, praticamente è formato da questo qui che è il nostro sensore, la custodietta dove c'è tutto il circuito all'interno, e un filo, quindi un cavetto con uno spenotto jack che si va a collegare direttamente al nostro Sonoff TH o 10 o 16. Tutto il filo potrebbe essere un 50, forse non ci arriva, forse 40 centimetri, ma si possono andare a fare delle prolunghine, quindi si possono acquistare a parte. No, a parte c'è praticamente la prolunga per questo genere di MS01, praticamente c'è proprio la prolunga che serve per allungare questo. Ok, dove lo vado a mettere io questo, una cosa del genere? O lo metto, se voglio monitorare una pianta e quindi voglio dare dell'acqua perché io non ci sono, oppure non ho voglia di mettere tutti i giorni o quasi tutti i giorni l'acqua, e lui va direttamente a far attivare il Sonoff TH 16 e dargli con una pompetta o con qualche cosa dell'acqua. Ora comunque andiamo anche a vedere come funziona. Io già ho preparato anche un Sonoff, che è questo qua, il Sonoff TH, già voi l'avete visto nei miei video, e andiamo a vedere ora come funziona. Io gli ho attaccato una lampadina che ci facciamo finta che la lampadina ha il motore di una pompa, che attiviamo una pompa, e il TH lo colleghiamo al suo slot. Mi raccomando, entratelo bene perché sennò
no, fa contatto. Io in questo caso ho una spina, vado a collegarla direttamente alla corrente e andiamo a vedere. Ok, allora a questo punto possiamo anche eliminare questo. Io già il pairing l'ho fatto del nostro sonoff, quindi non mi serve fare il pairing, sapete anche com'è. A proposito, avete visto la nuova interfaccia? Questa è la nuova interfaccia di Everlink, praticamente si può mettere, si può impostare anche in notturno. Basta che andate sul profilo qua e andate a impostare informazioni. Abbiamo qua sulle impostazioni modalità dark mode, potete mettere le vibrazioni, tutte cose. Ok, ma ritorniamo a noi. Allora, cosa serve? Niente, cosa serve? Io ora vado a prendere un po' di acqua e lo vado a immergere. Praticamente io vado a simulare ora con questo vasetto di acqua, con questo bicchiere di acqua, il nostro terreno. Allora, vedete qui questa lineetta che c'è qui? Praticamente questa lineetta è dove deve andare al limite col terreno, quindi lo andiamo a infilzare nel terreno. Io purtroppo non ho una piantina perché sennò avrei fatto vedere direttamente con una piantina. Ma andiamo a vedere cosa dobbiamo fare. Allora, in questo caso, se ci fate caso, abbiamo come percentuale di RH 0. Se io vado a immergere, la immergo piano piano, dovrebbe incominciare a salire. 15%, ovviamente quando arrivo fino alla stanghetta, alla striscia al limite, dovrebbe darmi un valore molto più alto. Quindi andiamo a vedere quando possiamo portarlo al massimo. Sto ancora scendendo. 43%. Ok, ora sono al limite della striscetta e siamo a 49%. Aspettate che si aggiorna un attimo. Allora, in pratica riusciamo ad arrivare al 52%. Allora, cosa facciamo ora noi con questo? Praticamente abbiamo qua un automatico dove possiamo andargli a impostare un minimo e un massimo. Quindi aspettate che asciugo un attimo. Asciughiamo un attimo la nostra spada, il nostro sensore. E praticamente abbiamo 0. Allora, abbiamo visto che arriviamo a 50, quindi noi possiamo andare a impostare, quindi andare a fare delle cose automatiche, quindi possiamo aggiungere un sistema e mettere che con l'umidità possiamo mettere queste unità più alta, quindi umidità più alta, scusate, cosa dobbiamo fare? Che all'umidità più alta dobbiamo spegnere a una percentuale tipo, magari lo mettiamo a una percentuale tipo 40%. A 40% lui si deve andare a spegnere. E umidità più bassa la dobbiamo fare accendere, quindi non lo dobbiamo portare per esempio sotto il 10%, quindi andiamo a mettere on 10% e lo salviamo. Periodo effettivo dobbiamo fare tutti i giorni, possiamo cambiare dalle alle, tutto quello che vogliamo. Io lascio tutti i giorni e salviamo, mi raccomando, dovete salvare perché se no non funziona. A questo punto io ho impostato questo genere di cose, tutti i giorni, se l'umidità è di 40% si deve spegnere, se l'umidità è inferiore a 10% si deve accendere. Possiamo ovviamente farne ancora questi qui, ma non so fino a quando potrebbe servire. Andiamo a vedere ora se funziona questa cosa. Allora, in questo caso lui dovrebbe accendersi perché siamo sotto, però la cosa che dobbiamo fare prima è spegnere il sonoff, quindi levare alimentazione, aspettare qualche secondo che si spenga totalmente e riattivarlo. Praticamente ora quando lui si riattiva, infatti si accende perché c'è l'automazione che ci dice che non c'è acqua. Quindi in questo caso io, se vado a inserire
la nostra spada, il nostro sensore dentro l'acqua al raggiungimento di 40% di acqua, lui si va a spegnere in automatico. Vediamo se è vero. Al 31%, perfetto, praticamente si è spento. Vado ad estrarre ora il sensore. Al 10% lui si va a accendere. Ovviamente ho estratto tutto, quindi siamo a 4%. Vediamo se dandogli più o meno acqua. 17, 43%. Ora lo vado a uscire piano piano, lo porto al 10% preciso. Tra qualche istante si attiva. Ok. E praticamente possiamo fare questi tipi di automazione. Ovviamente, se noi non lo vogliamo fare l'automazione, possiamo anche farlo funzionare dal pulsantino. E possiamo anche fare delle scene, quindi non è che per forza dobbiamo fare questo. Quindi mettiamo che io qua la pompa non la voglio collegare, ma la voglio collegare che stiamo, so, a 20 metri di distanza dal nostro sonoff. Ovviamente dovete essere sempre che il wifi deve funzionare, deve arrivare fino a dove arrivano i sonoff. Posso attivare o disattivare, non lo so, un sonoff mini, un sonoff Power 3 e far attivare una trivella o qualsiasi altra cosa. Quindi delle pompe più grosse, ovviamente mettendo le cose sue adatte. Ora lui si è acceso perché dice: guarda, sono a zero, portami, mettimi l'acqua, perché sennò qua muore tutto. Io lo rimetto in acqua così lui scende e se ne ritorna. Ok, e niente, questo era quello che serve questo sensore. Secondo me funziona veramente bene. Mi raccomando. Se vi è piaciuto questo video, mettete un like verso sopra, ragazzi. Andiamo alle conclusioni. Ok, ragazzi, abbiamo visto il nostro sensore con il sonoff. Con il nostro sonoff funziona veramente bene. Lo potete incrementare anche nel nostro Ma Assistant, lo potete fare funzionare come vi piace a voi. Funziona ed è bellissimo. Niente ragazzi, cosa dire? Ringrazio di nuovo Sonoff che ha pensato a questo prodottino qua. È ottimo, funziona veramente bene. Niente che dire, buono. Ringrazio anche a voi che siete stati qua finora a vedere questo video. Ringrazio a tutti voi. Ok ragazzi, se sono stato utile vi chiedo di lasciare un like verso sopra, registratevi qua sotto al mio canale Telegram, Telegram Discussione. C'è un altro canale YouTube, come si fa a due, ho un sito. Attivate tutte le campanelle se è possibile. Iscrivetevi anche su Facebook e su Instagram. E ora, ragazzi, al prossimo video. Ciao, grazie.